Il tema della sicurezza stradale è importantissimo. In Italia ogni anno muoiono troppe persone in incidenti stradali, 10 al giorno, ed è un tema su cui bisogna lavorare tutti a diversi livelli. L'impegno deve essere costante, l'impegno soprattutto rivolto ai giovani per fargli capire come alcuni comportamenti sono potenzialmente pericolosi per loro, ma soprattutto per terze persone, per un pedone, per un altro automobilista e perché no per una persona che magari è con noi in automobile. A questo senso guidare sotto l'effetto dell'alcol o della droga è sicuramente pericoloso e prima o poi può causare la morte o il ferimento grave di qualcuno. Dobbiamo saperlo, tant'è vero che alla Camera dei Deputati 2 settimane fa abbiamo approvato l'istituzione della pena dell'omicidio stradale, per cui chi provoca la morte di qualcuno sotto l'effetto di alcol o droga rischia da 8 a 12 anni. Bisogna saperlo perché è veramente, veramente un comportamento da non tenere. La prevenzione è un fatto, diciamo, importantissimo. Ecco, diceva il collega Gandolfi che il Parlamento ha operato in questi 2 anni per dare vita a norme nuove che andassero incontro, diciamo, a questo problema gravissimo. Io credo però che diventa fondamentale lavorare con i ragazzi, con le scuole, con le associazioni per prevenire tutto questo, e quindi l'iniziativa di oggi diventa, come dire, una parte fondamentale dell'attività, diciamo, di uno Stato, di una società, per poi evitare che, diciamo, gli omicidi stradali possano accadere.